Oddio, ti rubano tutto. Hola, allora, oggi in questo giochino, ma perché non si vede un cazzo? Aspetta. Hola, in questi giochini maturi. Ma che cazzo sto dicendo? Hola, in questa puntata dei giochini maturi sono un po' ingubbita perché poi la ripresa sarà sul tavolo. Proverò a usare la resina UV che ho preso su Amazon, di questa marca famoserrima, mi dicono. Sì, cioè non c'è marca, c'è proprio scritto Clear Epoxy Resin, punto, quella è. E a differenza della resina normale, che ci vogliono 24 ore per indurirsi, questa qui, diciamo, questa in, diciamo, boh, 2 minuti si indurisce usando la lampada UV. Ho anche quella grande, ma questa è molto più faica perché guardate quanto piccola è, cioè è bellissima. Infatti sto usando questo che mi ha regalato Cree perché è tipo perfetto, è diventato il porta lampada UV. Proveremo a fare 3 creazioni. Un braccialetto con questo stampo, tutto preso su Amazon, poi vi metto i link nell'info box. Poi un cristallo normale, però con dentro cose speciali. E uno di questi ciondoli qua, vediamo un po', boh, ora ci penserò, però so già che cosa inficcarci dentro. Allora, partiamo da quello che dovrebbe essere quello più facile, quindi sarà una merda sicuramente. Ogni volta dico così, poi l'epic fail è alle porte. Allora, aspetta, devo inclinare. Ok. No, siete troppo inclinati. Aspetta. Cioè, l'epic fail non è il creare, l'epic fail è regolare addirittura la telecamera. Allora, lo stampo, come potete vedere, è questo, che non è un braccialetto normale, ma ha tipo tutti dei rombetti. Si vede in ghiaccio, immagino. Infatti, niente, vabbè. Però, sì, faccio vedere quello che ho fatto finora, che sono degli abortini fatti e finiti, tipo questo. E appunto questo stampo mi è venuto una merda, spero che questo venga meglio. Perché, cioè, veramente, sembra cacato. È veramente la brutta... però qua si vede la trama. È veramente la bruttitude. Poi ne ho fatti un po' di Animal Crossing, sono venuti agghiaccevoli. Dico questo, assolutamente. Vabbè, vanno limati e lucidati, però sono venuti comunque agghiaccevoli. Poi questo. Questo. E questo, sì, se non dico questo. Poi ne ho fatto uno con dei fiori secchi dentro. Anche questo va limato, vabbè. E a questi che sono, diciamo, quelli più degni. Allora, questo con dentro dei... non so se si vede, ci sono tipo dei fiorellini e sopra è tipo fucsia. Uguale identico però blu. Questo ha il suo pur qua, diciamo. Spero che la metta a fuoco perché non riesco a capire, ma vabbè, nel dubbio sarà il solito epic fail. Poi questo mi piace. Ci piace perché è buono come pane. Carino. Cioè è un po' astratto, però astratto is the new, fa cagare, però merita. Questo dentro ci ho messo tipo della carta. Queste, non so se l'avete presente, i nail foil. Ce l'ho tutti accartocciati, volevo vedere che effetto faceva e sembra un kebab malaterrimo. Molto bene. Poi questo, anche questo con il nail foil viola, da una parte viola dall'altra argentato, anche questo boh. A tratti il suo perché, a tratti fa cacare. Poi questo con dentro delle foglioline. Ok. Poi questo che boh, c'ha più peli che boh, un pube, non so perché ha tutti dei peletti attaccati, anche qua sopra va animato. Poi questo è caruccio. Classico però, caruccio. Poi questo veramente sembra, ditemi se non sembra uno stronzo instagnolato, uno stronzo fucsia instagnolato. Anche questo poi va lucidato. Questo fatto a mano tipo da zero, tipo goccia attaccare, goccia indurire ed è uscito sto stronzo. Poi questo è fatto con lo zucchero,
cioè quello sotto è zucchero e sopra c'è il colorante nero. Poi questo, guarda, questo mi piace, è buono come pane. Ditemi se non sembra un'onda del mare, come l'onda del mare. Vabbè, questo. Poi questo verdolino, questo che doveva essere tipo una zolletta di mare, in realtà è una zolletta de merda, abbastanza brutto. Poi questo non so che cazzo mi rappresenta, boh, bruttissimo. Anche questo fatto da zero, questo non so al suo perché. Se lo si guarda attraverso la luce ci si può vedere quello che si vuole, ma una cosa è certa, che si vede che è una cagata. Poi questo nero, no, in realtà è viola e rosa, ma sembra nero e rosa, magari coi riflessi. Bruttarello. E infine questo rosso e nero. Allora, a questo point, che avete visto quanto schifo sono riuscita a produrre, ne facciamo un po' assieme, molto appena. Allora, metto via questi, zac, 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 zac e zac, e andiamo a mettere nello stampo un po' di resina. E qua ne mettiamo un po' nella canala del braccialetto. Ecco, ci voleva anche la campana, Rombrigo Iuri. Poffi. Ok, ma vogliamo fare ancora due di tin 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 tin? No. Ok, ho messo appunto un po' di resina. A questo punto prendo i nail foil, che sono appunto dei fogliolini che in realtà servono per le unghie, perché voi appiccicate una specie di smalto sull'unghia che rimane appiccicoso, passate questo, tirate via e vi viene l'unghia con l'effetto che c'è qua. Però, sì, ruttiamo tranquilla moji, però può essere usato anche appunto per fare delle creazioni in resina e vari materiali, molto appena. Ho tagliato delle striscioline di quel nail foil, così, e adesso le vado a mettere con la parte figa esterna nella canala del braccialettino e spingo con uno stuzzica d'onji. Poffi. Oddio, si appiccica tutto. Sì, prevedo epic fail, ragazzi, ma tipo sì. E lo vado a fare per tutto il, stavo dicendo, il perimetro, il famoso perimetro del cerchio, per tutta la circonferenza del bracciale. Quindi poffi, poffi e papum. Ho invocato poffi e papum sperando che portino bene e venga bene e non venga come l'altro bracciale, che è assolutamente inchiavable, come avete visto. Ok, messo, sì, forse un po'. Oh, oddio, no, c'è la resina. Io devo capire che questa cosa che inclinando gli oggetti spandono, cioè vale sempre. Ogni tanto me la dimentico. Lo riempiamo fino all'orlo. Ah, un trucco che ho scoperto man mano facendo epic fail, che bisogna sbattocchiare un po' e aspettare che in modo che scenda, perché sennò poi voi siete convinti che è pieno fino all'orlo, quando lo andate a indurire in realtà avete messo uno sputacchio di roba e basta. Infatti qua ce ne va ancora. Ok. Ah, come fare a togliere tutte le bolle ancora non l'ho capito. Dettagli. Cioè, quelle che vedo le scoppito poffi così. Poffi e papum, però quelle dentro matta qual cazzo, diciamo. Ho visto che molte usano l'accendino, ma mica ho capito. Ok. Potrebbe essere venuta una schifezza, come no, non lo sappiamo, ma andiamo a verificare. Quindi la prima volta ma ho appena notato adesso con la luce che salgono dei vapori mica tanto simpatici. Dicevo, la prima volta che ho usato il prodotto ho pensato che appena si spegnesse la lampada fosse dura, invece non è vero, dovete farlo andare due o tre volte, girarlo un po', perché forse la mia lampada è una merda, non lo so, però
nel dubbio, fatela andare un po' di volte. Sì, carini questi vapori che vedo salire, molto sani probabilmente. Se volete sapere, la puzza è leggerina, non è tipo, che ne so, come la resina per le unghie, che quella veramente fa venire il vomiticcio, il level power. Questa, cioè, non è che sia profumo di fiori, ma un po' di spiussa, cioè. Ora gli diamo una girata, così scalda anche dall'altra parte. E nel frattempo che questo continua a scaldarsi, facciamo la seconda causal, quindi prendiamo lo stampo che ci sia fatto così a quanti lati, a 2 o 3 volte, esagono molto bene, io e la geometria. C'è questo fatto a esagono, c'è a triangolo, ce n'era uno bellissimo a cilindro, ma mi si è incastrato un pezzo di resina dentro, non riesco più a toglierlo, quindi l'ho perso, yeah! Cioè l'ho perso nel senso che non posso più usarlo. Allora questo lo voglio fare in questa maniera. Praticamente lo riempio quasi fino all'orlo di resina, ok, poi prendo prendo dei sobrissimi glitter argentati e ce li caccio dentro, e con lo speciale amico stuzzicadenti vado a fare un po' di remescio, poffi poffi poffi. Non ne metto tanti perché sennò non si vede quello che ora vi faccio vedere, voglio inficcarci dentro. Mi sa che ne ho messi tanti, le ultime parole famose. Sì, ne ho messi decisamente tanti, maremma troiaccia. Perché voglio metterci una cosa che si veda. Se lo abboffo di glitter, che cazzo si vede? Boh, vediamo se mescolando di più. C'è un'altra cosata. Ok. Non si spreca niente. Ok, eccoli qua. Oddio, sono tantissimi. Io poi faccio così, lo premacchio un po' in modo da far andare tutti i glitter a tutte le parti. No, ragazzi, ne ho messi troppo. Non si vedrà mai quello che voglio che si veda. E ora? Eccolo lì, è già fatto un epic fail praticamente. Perché praticamente io con... ho messo da parte un po' di resina e ho fatto goccia a goccia, tipo goccia, goccia e stecchetta, ho fatto questa simpatica capocchiella e poi l'ho colorata con due smalti, vedete? E ho fatto questa capocchiella e volevo metterla appunto nel cristallo in modo che fluttuasse la capocchiella dentro. Il problema è che non si vedrà niente, perché guardate quanti glitter ci ho messo. Boh, proviamo, dai. Immergiamo la sacracciolla. Poffi. Tra l'altro l'ho fatta anche a pelo, che non entra. Mi sembrava che andasse tutto troppo liscio. Ok. Vai giù. Guardate, sbuca ancora la capocchiella, non va giù molto bene. E mettiamo altro gel. Vabbè, altro gel, avete capito, altra resina. Scendica. No, non si vede, guardate. Merda, sta colando tutto. No, che fellitudine. Sapete cosa vi dico? La recupero e ne faccio un altro. Cioè questo lo faccio glitterato e poi ne faccio un altro senza, perché sennò c'è un po' troppo uno spreco. Tanta fatica a fare la capocchiella e poi... Allora, ci mettiamo
il gancetto. Eccolo qua, qua c'è il gancetto che si indurisce tra l'altro in poco, quindi è figo perché voi lo appoggiate, magari non sghembo, grazie. Così. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, merda. Ok, e adesso lo si finisce di fare indurire a così. Ah, qua nel frattempo potrebbe essersi indurito, quindi andiamo a vedere. Oh mio Dio, che merda! Ma cos'è? Ma che schifo! Ma che brutto! Però almeno la forma qua è accettabile, cosa che posso dipingerlo tipo con degli smalti. E ci può sta, perché... Cioè, vi prego, guardate la bruttanza, ci mancano dei pezzi! Vabbè, questo diciamo un mezzo e mezzo epic fail, perché veramente posso decorarlo con gli smalti. E la forma è abbastanza, dai, la forma c'è, abbastanza accettabile. Ma sì, dai, mezza e mezza pro. Nel frattempo facciamo l'ultimo progetto, a parte quello extra che non era previsto molto bene, che è questo. Ho ritagliato, merda, truie, ho ritagliato da una rivista, cioè da una rivista, da un giornale, delle lettere, tipo i serial killer. Ho ritagliato la M. Ho ritagliato la M, la E, la R e la D per formare la scritta merda. Userò questo stampo qua, questo qua, lunghino e carino, pucciosino. Metto uno strato di resina, in modo che la scritta dall'altra parte poi non esca libera. Ok. Lo facciamo spandere tutto, poffi, che a spandere sono bravissima, è l'unica cosa che so fare praticamente. Ok, ora gli diamo un attimino un tocco di grassia, in modo che si indurisca un pochino, ma non tanto, cioè rimanga un po' gommolino. Poi, dove sono finite le lettere? La M. La prendo e la metto a pancia in giù, diciamo, con la lettera che sbuca dall'altra parte. Poi la E, non so dove cazzo sia. Dove è finita? Lo so che mi troverò la M, la E attaccata alla baggiana da qualche parte. No, non la trovo. Mettiamo la E. R. Ora lo so che mi sbaglio, sarà tipo Medra. Merda, leggiamo sotto, merda, ok. A questo punto prendo altra resina e vado a coprire lo strato. Ok, e gli diamo un altro colpo di grazia con la luce. Mandiamo via i fumi bellissimi. Vai, via. E infine sul retro ci mettiamo un po' di questa glitteranza qua. Poffi, poffi. E direi anche un po' pappum. E richiudiamo il tutto. Aspetta, sbattiamo un po'. Poffi, piffi, piffi, paffi, piffi, piffi, paffi, paffi. E gli rimettiamo del... perché vedete, così
è scoperto, cioè poi ti metti il ciondolino e ti riempi anche il buco del culo di glitter, la cosa non è simpatica. Allora, finché non va in lampada, questo prodotto è inodore. Una volta che va sotto la lampada, un po' ha un odore non propriamente simpa, però vabbè, patience. Mettiamo in lampada e andiamo a vedere cosa è venuto qua, che è quello fail. Però magari da un fail, vediamo l'odore. Chi lo sa, magari da un fail viene fuori un ciondolino bellerimo, cioè, certo. Eccolo qua. Dai, bello! Veramente figo! Guardate che bello! No, vabbè, doveva essere un fail. In realtà mi piace un sacco. Ci piace, è buono come il pane. Mettiamo ancora un po' a indurire. E nel frattempo prepariamo quello di prima, col capocchiello. Riempiamo quasi fino all'orlo, inseriamo il capocchiello di prima vai poffi, immersione capocchia, ragazzi, è incastrato, non so se lo vedete, è incastrated. Liscio, trasparente, con il capocchiello a metà. Ok, questo. Allora, questo diciamo che è abbastanza venuto. Il braccialetto lascia il tempo che trova, ma lo possiamo colorare. E ora andiamo a vedere questo. No, perché sei incurvato? Sei incurvato! Però non è malissimo, dai. C'è la scritta Murd, sei incurvato, non chiedetemi per quale fucking ragione. Eh no, che merda. Si vede, forse è meglio usare tipo delle, scriverlo a mano su dei fogli di carta o stamparlo su dei fogli che dietro non abbiano articoli di giornale, perché vedete che le lettere traspaiono, gli articoli dietro praticamente, che le scritte che c'erano dietro, va un po' una mezza ciofeccata, però non è malissimo, dai. Diciamo mezza e mezza prova ed anche questo. E ora facciamo il finale, il magic cellini gancetti. Tra l'altro questo kit era tutto assieme, cioè c'era tutto nello stesso kit, è figo perché anche questi colori sono fighissimi, vanno mescolati una goccia nella resina e vi viene la resina di tutti i colori, è fighissimo. Anche per fare quegli stampi che usano ora, che si appoggiano sullo scotch e poi fai i colori, è molto faico. Quindi riempiamo fino all'orlo. Sono marce queste pinze. Voi direte, vabbè, ce l'hai da 80 anni? No, ce l'ho tipo da un giorno. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, nel frattempo stavo con lo smalto provando a colorare il bracciale, guardate come cambia subito, cioè è già fighissimo così. Lato smerdolino, lato figo. Bello! No? Ci piace. Ora andiamo a vedere che cosa ne è uscito da questo, che è appunto quello che doveva essere fico. Opla! Bah, oddio. Sì, dai, non è malissimo. Eccolo qua. Wow, che elegancia. Va bene, oddio, mancano pochi secondi. Questo è tutto, esce dalla fine. Cosa?